Quest'anno c'è un'altra importante conferma per noi, che è la bandiera blu per l'approdo di Acciaroli, oltre a quello per la spiaggia di Pioppi e di Acciaroli. Sono un continuo stimolo e soprattutto ci consentono di misurare la qualità dell'azione amministrativa che poniamo in essere sul territorio. C'è soddisfazione, c'è anche volontà di proseguire e soprattutto di costruire un legame con tutta l'intera costa del Cilento, che si dimostra un'eccellenza per tutta l'Italia. Per questo era stato sottoscritto un protocollo Costa Blu, che poi non ha avuto un seguito, che aveva come obiettivo quello di estendere queste bandiere blu su tutta la costa cilentana. Poi si è fermato alla firma, insomma, di questo protocollo. Ma al momento sì. Il territorio cilentano risente però dei ritardi degli enti sovracomunali nel dare risposte ai progetti che candida per migliorare l'offerta turistica. Ritengo che da questo punto di vista ci siano dei ritardi non più giustificabili dalla complessità del momento economico, della situazione socio-economica. Quando si possono dare delle risposte, non c'è nomina assessorile che tenga che possa consentire un ritardo di questo genere. Avere a disposizione fondi per quanto riguarda gli eventi oggi, cioè sapendo oggi quello che possiamo fare a luglio, vuol dire che siamo in tempo, anche se già in ritardo, che ci sono territori che programmano un anno prima quello che faranno poi nell'estate successiva. Noi non possiamo consentirci questo lusso per la necessità di dare dignità a questi territori che spesso si rimboccano le maniche e fanno tutto da soli. Oramai non ce la facciamo più, dobbiamo assolutamente ricevere il giusto supporto degli enti sovraordinati.